È la prima tappa in quel di Varano anche per la 1000 Open. Sarà una gara veramente importante con un favorito, Walter Bartolini, che ha fatto di Varano il suo circuito. Ma attenzione alle insidie: Reinaudo, Lobartolo, Lamagni, Traversano e chi più ne ha più ne metta. È tutto pronto per i 2350 metri di percorrenza più lunghi per questa gara 1, 13 giri, 1000 Open. A tra poco. Tutto pronto per l'inizio della gara, a mio fianco Andrea Tomio. Ciao ragazzi, ben ritrovati. Il poleman è Bartolini, via, partiti. Ha impiantato la Magni, clamoroso. È rimasto impiantato la Magni, intanto ne approfittano nel retrovie. Bartolini si mette in seconda posizione con Lobartolo che gli si mette davanti. Andrea, la Magni è una new entry, è rimasto impalato. In realtà ho avuto modo di parlare molto con lui durante il weekend. Si è trovato all'interno di questa competizione, l'aveva già fatta, impiantato totalmente davanti. Lobartolo, Reinaudo, con Reinaudo che attacca, Lobartolo, 13 giri, sarà veramente spettacolare. Sì, diciamo che proprio non è proprio una new entry, nel senso ha già corso, sì, qua sì, nel Montestate, sì. Tutto. Eccolo, infatti, vedi? Impelagatissimo e incarognatissimo sicuramente. Sì, perché è rimasto appunto impelagato lì e adesso cercherà una rimonta sfrenata, tanto di giri ce n'è abbastanza, però è chiaro che quando si perde tutte quelle posizioni, quando inizia a perdere il traino dei primi è un po' più difficile e ti puoi nervosire. Davanti si è formato il terzetto, Lobartolo, Reinaudo, Bartolini. Occhio perché Bartolini è la vecchia volpe di questo circuito, però non ha avuto una grandissima partenza. Andre, non ha avuto, però abbiamo visto gare di Bartolini dove magari anche se sapiente sì comunque conservativo e sa benissimo il potenziale suo e della moto qua dentro soprattutto, e quindi Non ti stupirebbe se rientrasse, dai. Abbiamo visto anche Cristini, abbiamo visto in precedenza. I primi quattro sono Lobartolo, giusto appunto Reinaudo, poi Bartolini e Traversaro, che ha avuto un buono spunto in qualifica. Dato la Magni sta provando esterno, ci sta provando furiosamente, Andre. E adesso chiaramente deve per forza fare una gara di rimonta clamorosa per questa Sound of Thunder 1000. Ha cambiato il nome, Ha cambiato nome, sì. Che alla fine sì, sempre il suono del tuono, vabbè, diciamo che ha sempre qualcosa a che fare. Occhio perché sta formando un gruppetto da quattro, Andre. Sì, eccolo Bartolini, non so se va largo, rischia il tamponamento con Lobartolo, ma si mette secondo. Rientra Reinaudo, chiaramente aveva perso totalmente. E non so, ti chiedo, è un segnale di nervosismo o è un segnale che sta divertendo e sta provando a rientrare in qualche maniera? Secondo me il segnale è che non vuole perdere il gruppetto dei primi 2-3 e se non fa così rischia che magari gli prendono qualche metro che poi fatica a recuperarli dopo. Occhio a Traversaro che intanto sta provando. Esatto, Traversaro è lì vicino e vediamo anche Bocelli, sì. appena dopo. Massimiliano Bocelli sta provando anche lui in qualche maniera. Gipponi è quinto, sta facendo un po' da tappo Gipponi in realtà. Vediamo se ha il pedigree per poter rimanere col gruppo, perché mi sembra che si stia veramente formando il gruppetto dei quattro, Gipponi e poi dietro Bocelli a guidare e trainare un altro gruppo, che però mi sembra che sia un po' a rilento. La Magni vuole passare a tutti i costi. La Magni si è messo lì, adesso vuole scavalcarne due in uno, e l'altro è Palladino, un'altra grande conoscenza della 1000. Sì, assolutamente, anche loro arrivano tutti dalla race attack, forse hanno corso un po' di anni e poi appunto sono passati a questa nuova categoria dove chiaramente il livello è più alto, Andre, parliamocelo. Più alto, ci sono più giri, è tutto più impegnativo, quindi sì, assolutamente. Bartolini intanto non si arrende, ha davanti Reinaudo, un po' più avanti c'è Lobartolo che sta facendo lui il ritmo. Bartolini, già guarda ad esempio come affrontano la curva 1, completamente diversa. Ma Bartolini, ti chiedo, lo fa per farsi vedere, per innervosire o proprio non so, anche qua la Magni? No, la Magni vuole sta tirando degli staccatoni pazzeschi la Magni, ma perché secondo me vede che stanno scappando il gruppetto di quattro, sa di avere il passo . E qui chiaramente però con chi te la devi prendere, Andre? Purtroppo l'errore in partenza è stato tuo. Sì, vabbè, non te la prendi mica con nessuno, è solo che cerchi di fare il possibile
per e forzi chiaramente tutto. Forzi tutto e chiaramente potrebbe starci qualche lungo, qualche errorino e un po' di nervosismo. È arrivato a Bocelli però. Sto guardando il gruppetto dei tre con Traversaro che sta via via un po' mollando, Andre. Qui andiamo con la Magna, eccolo qui, che prova a passare Bocelli e ci riesce. Ci riesce finalmente la Magna. Adesso vediamo se ha il ritmo per mettersi subito alle spalle del sesto e del quinto e poi di rientrare in qualche maniera col gruppone, magari no, però di arrivare almeno quarto, quinto, che sarebbe già un buon risultato visto che era sprofondato in decima posizione. Sì, ma non è così lontano, nel senso che è già c'ha già tutti lì nel mirino. Traversaro, chiaro. Questo è Gipponi che passa, alle spalle ce ne sono un altro paio, è lì. Tanto siamo in sella con Cristini. Eh sì, con Cristini, che è stato autore di una buona qualifica, soprattutto qualifica un altro dritto. Niente, ormai ci siamo divertiti, Andre. Curva 1 è così. Curva 1 maledetta, due, altro dritto e via andare. Anche Voc, ecco cosa volevo chiederti, Andre. Voc col Bikers d'accordo lì che ha fatto un salto importante, che però sta iniziando, ha accusato qualcosina. Intanto Bartolini prova l'attacco Renaudo. Sì, adesso c'è da vedere. Tabella a tempi alla mano non sta andando benissimo, Andre. Okay. Però il salto lo ha sentito, l'abbiamo parlato anche con lui. Okay. Ha detto sto cercando chiaramente di ritrovarmi con la moto. È una categoria nuova, è una categoria diversa, però qualcosina si vede già. Certo. Sì. E beh, ci vuole magari un attimino di tempo, probabilmente ha cambiato anche i pneumatici. Perché dalla race attack arrivava lui, giusto? Sì. Quindi ha cambiato sicuramente le gomme. E sono altre gomme, sono altre persone che corrono, sono altri giri, ci sta. È tutto diverso, 6 su 13, siamo quasi a metà gara. Andre, quei tre davanti, non ce n'è uno che scappa e io temo, penso, spero che possano rimanere francobollati così. A meno che qualcuno non si sta riservando qualche colpo, qualche cartuccia per provare a sopravanzarne qualcun altro e scappare, però in questo momento non mi sembra. No, assolutamente, secondo me non scappa via nessuno adesso, anzi, stanno... è un momento forse anche di studio l'uno dell'altro. Sì, questo è sicuro. La Magni su Gipponi, la Magni sta salendo su fortissimo, conquista posizioni. E adesso effettivamente si trova in sesta, Andre. Si trova in sesta, adesso inizia il percorso proprio difficile. Perché una volta che magari arrivi pure quinto, però poi hai il nulla davanti a te. Dopo lì, puoi solamente che provare. La realtà è quella, o sperare che qualcuno davanti faccia qualche errore. Certo, per riavvicinarti, però sì, in effetti dopo diventa difficile. Adesso bisognerebbe vedere quanti secondi ci sono. Ho la tabella qua, Andre, evidentemente ci sono 7 secondi e mezzo in questo momento. Sono veramente, sembra praticamente un'impresa impossibile. Live con Paolo Cristini, sempre qui Andrea Tomio al mio fianco. È una gara abbastanza interessante, Andre, perché davanti si staccano, si toccano, si pizzicano, ma non ci sono sorpassi. No, in effetti pochi sorpassi, si stanno... Guardali lì. Studiando, sì, forse... Traversaro però non scansa, che Traversaro continua a stare lì a battagliare con quelli dietro. La Magni è una furia, sta provando in tutte le maniere a scavalcare il diretto contendente che è Max Palladino. Una volta che ci riesce, lo ribadiamo come stiamo dicendo dall'inizio della gara, chissà cosa succede. 8 su 13 Lobartolo, Renaudo, Bartolini, Traversaro, la Magni dietro, che tra poco proverà in qualche maniera a sbarazzarsi degli altri piloti. Io veramente un plauso a Lobartolo, bisogna farlo per la gara che sta facendo. Mamma mia, Andre, qua c'è stato un rischio. Sì, la Magni, Andre, su Palladino. C'è, lo sorpassa e adesso capiamo quello che succede. 5 giri alla fine, il ritmo lo ha la Magni, è molto distante. Bisogna capire quello che combina. Cristini interno, buon sorpasso da parte di Paolo Cristini. Sì, adesso potrebbe avere un po' strada libera la Magni e vedere se riesce, però appunto mi dicevi prima sono 7 secondi e in effetti... Non sono noccioline, non sono pochi da colmare. Soprattutto è una gara che è intensissima con Bartolini. Attenzione, Bartolini comunque ci sta provando. Mamma, guardalo lì, eccolo Bartolini. Madonna, che rischi che sta prendendo. Rischio su rischio, altra chicane prima dell'ingresso e tra poco compare 9 su 13 e ancora davanti Lobartolo. Che rischio che ha preso Bartolini, Andre. E tra l'altro Traversaro su Bartolini. Occhio, è passato? Sì, è passato. Quarto Bartolini, la Magni in rimonta, che non ha completato il sorpasso su Palladino. Bartolini si trova quarto al nono giro. Incredibile, Andre. E la Magni
qui ce la fa, adesso ce la fa. Passa la magna, Andre, passa. Sì, con una... Mamma mia, che derapatina. Ha dovuto fare veramente un grande ingresso, fortissimo. Perché ha forzato la frenata. Le sta forzando tutte, Andre. Sta forzando e quindi... E ha già preso un bel margine. Si è preso almeno due decimi soltanto con quella traversone. E occhio a Traversaro, Andre. Perché non scappa? Cioè, non riesce ad andarsene Bartolini. E anzi, è quarto ora. A sorpresa, però. Sì, sì, anzi, lì Bartolini in questo momento... dovrebbe provare quantomeno a liberarsi un attimino lì di qualcuno per... E se no... E siamo a 10 su 13, Andre. Sembra che comunque i primi abbiano preso un po' di metri. Sì, hanno preso qualche metro. Adesso vediamo la Magni come spunta. Sì, e la Magni è lontano chiaramente. La Magni è lontano, però ha dato un secondo a Palladino. Questo vuol dire che forse gli è stato fin troppo dietro, Andre. Eh certo, sì, cioè, sì, sì, sì. Reinaudo, Andre su Lobartolo, pinza Lobartolo davanti all'ultimo, buonissima, altro ingresso di Lobartolo che si sta difendendo in maniera non arcigna, in maniera clamorosa, Andre. Sì, sono... È passato però Reinaudo, Lobartolo gli si mette davanti, forse un errore in uscita. Ancora Reinaudo passa. Lobartolo si era difeso in maniera incredibile. Passa Reinaudo. Adesso vediamo se Lobartolo ne ha per rimettersi davanti. Traversaro. Traversaro per occhio, perché può andare largo. No, grande ingresso di Traversaro, che si mette secondo. Pazzesco in questo giro. Lobartolo perde due posizioni. Primo Reinaudo, secondo Traversaro, terzo Lobartolo, quarto Bartolini, Andre. Si è ribaltato tutto. Sì, vedi, in un giro sorpassi contro sorpassi cambia tutto. Quindi... Un giro maledetto, 11 su 13. Lobartolo si fa vedere, ma sta prendendo piede Reinaudo davanti, Andre. Sì. E adesso appunto mancano pochi giri. Adesso pure Bartolini attacca Lobartolo, Andre. Occhio, perché si trasforma davvero in un incubo. Una gara che va condotta in maniera eccelsa Lobartolo. Ma ti posso chiedere una cosa? Ma possono essere finite le gomme? Hai alzato la mano però. Ha alzato la mano Lobartolo. Sì. Bartolini lo passa? Io non so cosa sia successo. Sì, è un problema. Non c'è bandiera, non vedo bandiere gialle, rosse o niente. Lobartolo è crollato, Andre. Totalmente. Qua intanto un dritto. Mamma mia, ma maledettissima. Curva 1, Andre. Maledettissima. Curva 1, il dritto era di Crosetti in precedenza. Bartolini terzo. Ma cosa può essere successo a Lobartolo? Ha mollato di schianto, Andre. Ha mollato di schianto. Sì, sì, è stato un problema. Si capisce, è un problema. Ha alzato il braccio e... Intanto inquadrato Palladino, le telecamere indugiano sul gruppo centrale. Noi adesso abbiamo bisogno di capire davanti come vanno. 12 su 13, Lobartolo ha mollato di schianto. E chissà che la Magni non coltivi il sogno di arrivare a Lobartolo, che era un po' la sua speranza, sperare che qualcuno avesse qualche problema. Bandiera gialla, intanto Reinaudo non molla, Traversaro secondo, Bartolini terzo, quarto Lobartolo che era primo fino a un giro e mezzo fa. Molla di schianto e chissà che la Magni non si avvicini. Monitor dei tempi alla mano. La Magni si sta prendendo un secondo a giro. Non basterebbe in questo momento, Andre. Non basterebbe, però... Bisogna capire se il problema di Lobartolo è un problema ben più grave, che non gli faccia perdere più secondi. Esatto. Intanto sto vedendo che... Traversaro! Esatto. E adesso Traversaro è un bel problema. Adesso Traversaro è un bel problema anche Bartolini, Andre, perché si è rimesso sulla carena di Traversaro. Reinaudo non scappa, men che meno. Bartolini in modalità carogna gli si è messo dietro. Mamma mia, Andre, finale a fondo di cotone, bellissima gara, forse una delle più belle della prima in quel di Varano, anche e soprattutto per quel che è successo a Lobartolo, inquadrato in questo momento che dovrà difendere la posizione dalla Magni, ma non penso che la Magni riesca ad arrivare a Lobartolo, anche perché siamo all'ultimo giro, ultimo giro. Reinaudo davanti, Traversaro, Bartolini, Lobartolo, la Magni, questi primi 5. Adesso se ha qualcosa Traversaro deve tirarlo fuori adesso. Ma la stessa è per Bartolini, Andre. Chiaro.
Boccelli intanto difende, esatto, la posizione su Fortunati, un po' andando al ribasso anche Lorenzo Vocco, lo vediamo che si barcamena tra l'ottava e la nona posizione con Gipponi che ha avuto un grande spunto ma che si trova in questo momento in settima posizione. Vorrei che tornassimo lì davanti, spero di tornare lì davanti. Il gruppetto qui è incandescente con Boccelli che difende la posizione, eccoli là Traversaro, e no, di nuovo su Boccelli con Fortunati. Eccoli qui, Bartolini! No! Passa Bartolini, no! Incredibile, quasi rischiano la collisione. Bartolini e Traversaro. Penso che però finisca forse così, vediamo. Andiamo, questo è Cristini, ma in questo momento abbiamo bisogno. Vince Reinaudo, secondo Traversaro. Terzo Bartolini, quarto Lobartolo, quinto Lamagni. Andre, che gara pazzesca! Che rischio che ha preso Bartolini all'ultima curva praticamente, con il rischio di... Vince Andre Reinaudo, secondo Traversaro, terzo Bartolini, quarto Lobartolo, quinto Lamagni. Grazie ad Andrea Tomio! Grazie, ciao Gianluca, ciao!